Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Tangenziale di Tortona al centro commerciale Conforama. In questo incrocio che ci passano un sacco di camionisti, perché è una zona industriale piena di sfascio, piena di robaccia, piena di inquinamento, la gente tira giù il finestrino e butta tutto per terra, e guarda i camionisti che passa tutto un continuo, perché deve ne scaricante i negozi, guarda la robaccia che c'è qui per terra, oh. Adesso questo si è fermato per venirmi a discorre, cosa vuole? È incredibile, oh. Adesso fa retromarcia questo, vediamo un po' se fa retromarcia per venirmi a discorre a me. Ma può sta che proprio a me vuole discorre. Vediamo un po' un attimo. Sono le... questo si è fermato del tutto. Sono le 10:55 minuti di oggi, 5 ottobre 2018. E vediamo un po' se vuole discorre a me, un attimo. E poi bocco dentro. No, no, si è fermato perché deve stare il cellulare. Per fortuna che non trova discorre, perché a me non me ne apre niente. Sennò sono incazzato come una bestia a vedere sta rubaccia per terra. Perché non mi ascolta nessuno, l'unico sistema per togliere tutte queste discariche è i titolari di aziende che si allacciano al risparmio virtuoso. L'unico sistema. Perché con i risparmi, oltre che gli fa risparmiare l'azienda, gli fa l'energia verde certificata, il bene per l'ambiente, meno inquinamento, quasi a zero. In più ci ricava i quattrini, ci guadagnano le aziende. Inoltre, come se non bastasse, con i risparmi delle aziende c'è i quattrini per finanziare una cooperativa che va a pulire in giro le discariche, e così non si vede più niente rubacce. Mi sono stufato a vedere tutta sta rubaccia. Guarda che roba, guarda, mi piace i nervi a vedere tutta questa, guarda, perfino un lombale per terra, oh, cagato, c'è una cagata sopra, oppure le foglie, guarda, c'è una conduttura forzata, artificiale, ed è un ruscello piena di discarica, non butta più l'acqua, perché non piove mai, guarda che roba, oh, vedi, l'inquinamento ha portato a una siccità totale, non piove un cazzo, non piove, allora vado un bocco dentro sta casa, guarda un po', guarda la rubaccia, oh. È il piscio, guarda, una bottiglia di piscio di camionista, guarda, ci ha pisciato. Adesso questo si è fermato perché vuole buttare sotto la piscia, cos'è? Oppure sta al telefono. Fa un po' vedere sta pianta, casca giosca. Cos'è? Casca giò qui. Casca giò sta pianta, oh. Ci sta per miracolo. Guarda che mascello qui. Porca, mi sei un'altra bottiglia di piscio. Guarda il piscio, signori. Ma ce ne rendiamo conto non siamo finiti? Chi c'è il vomito? Qui c'è un vomito, c'è, guarda! Guarda che macello! Che schifo! Ha vomitato le patate sul sugo! Che disastro! Guarda che roba! Guarda che roba, ho tutto per terra! Non ci si può credere! Chi? C'è un ceppo de coso lì, de mattò, che c'è scritto villa! Quella volta, quando non c'era tutto su via vai dei camionisti, la strada principale, c'era una stradina di campagna, no? Sa villa, c'è scritto villa, il cancello è quello qui, anni 800, guarda, un cancello del ferro battuto, si vede poco, si intravede poco da sta videocamera qui, non si vede quasi niente, non si vede. Adesso, guarda chi c'è, il pozzo c'è il pozzo, guarda un po', c'è un coso lì, una colonna, sa, un architrave, che sicuramente c'era... un capannone animali, c'era gli animali là dentro, guarda, c'è poco da vedere dentro perché è tutto sfondato, guarda, non c'è più niente, vedi? È andato giù tutto, è andato giù. Fa un po' andare a vedere oltre chi si mura. Dopo vado a sperimentare la villa, guarda. Guarda un po', chissà se c'è campa qualche due. Guarda, una ruota di un camion è stata messa lì. È stata messa lì la ruota di un camion. E quassù, voglio dire, siamo in Alta Italia. E quindi c'è le leggi più rigorose, fanno le multe se c'è le discariche, le rote, inquinamento. Se per esempio un gommista lascia le gomme che ha cambiato da due minuti da una macchina, da un'automobile, oppure la sostituite in un camion, le rote consumate, le gomme, i pneumatici, li mettete fuori, se non li mette dentro il container, pia 7-8 mila euro di multa. Ci va lì la gente, i gendarmi da 7-8 mila euro di multa, ma le discariche in giro chi le fa la multa a sta gente? Nisciù! Queste ammesse,
E invece un poro gommista fallisce perché deve pagare una multa che stacca le orecchie perché cambia i pneumatici, fa il proprio lavoro. Ma deve aspettare un'ora, due, prima da... non c'ha tempo subito a mettere dentro il container e da qualche parte chiuse dentro per non farle vedere. Mica c'ha il tempo, sta a faticare rotta di collo, come fa? Eppure c'ha nelle multe dopo chiudene. Io ho conosciuto uno, un certo Alessandro, che ha quasi fallito l'azienda, dopo non si è fatto sentire più, non so cosa ha fatto, l'hanno ammazzato, ha fatto un incidente, ha preso un collasso, non lo so, se mi sta a guardare, non lo so io. Però comunque vada, quello ha detto che ha preso quasi 8.000 euro di multa perché ha messo quattro gomme che ha sostituito poco dopo, e cioè ha messo quattro gomme che ha sostituito un'intera macchina, poco dopo è passato le forze dell'ordine e gli ha fatto la multa. A pensare che chi per terra c'è di tutto, guarda la rotta del camion messa lì, occhio non vede, corre non dole, però dalla strada si vede, lì c'è un mucchio di discarica sotto la vegetazione, un mucchio di terra, la discarica c'è, hai capito? Ah no, non hai capito? Per porre fine a sto schifo c'è bisogno solo, esclusivamente, che tutte le aziende d'Italia, del mondo, i centri commerciali, i fornai, il pub, se te conosci un fornaro, gli vuoi far risparmiare su 100.000 euro all'anno che spende di elettricità e di tutti i servizi, imballaggi e tutto quanto, gli vuoi far risparmiare 35.000 euro all'anno, non credo che gli puzza risparmiare. Capirai, tutti vogliono i quattrini e risparmiare. Allora, chiami il risparmio virtuoso, fissa un appuntamento, imbecilli! Guarda un po', una sedia, una sella, cosa dirò, una sella. Pustà! Che c'è tutto su, guarda un po' che macello chi per terra, oh! Guarda che casichi per terra! Porca miseria, che macello! C'è tutto, c'è, guarda che schifo! I lenzuoli, i vestiti, quei de nonno, de nonno Pincino, su straccio. Guarda che schifo. Cos'è, su madonna, chi un'altra sella, una ricopertura di una sella di un trattorino, di un ciao a presa diretta, guarda un po'. Porca miseria, una controvilla. Chi addirittura col tempo hanno fatto delle modifiche alla struttura perché lì c'era un arco. Guarda come fonda a bocca qui, che c'è un albero. Oh, che me va che casco giù. C'ho le scarpe piatte stamattina, casco giù. È andato giù tutto, fa un po' vedi? È tutto sfondato, qui. Porca miseria, è andato giù tutto, chi c'è sta casa? Che peccato. Questa è una villa. Questa qua invece è la casa del custode della villa, dei signori della villa. Oh, mi casca giù la sporta qui. La sporta che ci tiene la roba per mitragliare ai demoni, al maligno. Questo cos'è? Oh, un gomitolo, guarda che malloppo di gomitolo. Questo stava dentro la villa, sicuramente era della cosa lì, della sarta privata. C'avevene la sarta, il maggiordomo, c'avevene tutto sta gente, Dopo è andato tutto in malora perché sono decessi e la distruzione, l'usura del tempo, capito? Tanto col tempo nell'abbandono c'è la distruzione, il vandalismo, l'ingratitudine, la gente che viene oltre a discarica la roba e la terra sempre più inquinata. E quanta ingratitudine continua ancora onte sa terra? E basta, no, con tutta questa ingratitudine. Adebo che tutto completamente allo sfascio, che il cesso qui anni 60 l'hanno rifatto qui. L'hanno prolungato il cesso, quella volta no, questo anni 40. Però mi pare che chi l'hanno modificato, l'hanno sistemato il cesso. Perché c'è i foratelli da 8 mm, no, da 8 cm, cosa dirò. I foratelli è anni 60, sì, vedi? Adè bocco dentro, vai. E bocco dentro chi? Questa pianta non è l'ortica, non so che razza di pianta è. Guarda un po' cosa c'è. C'è una grotta. Dopo vado di sotto, c'ho perfino il cosuli, c'ho la torcia, c'ho. Guarda le gomme dei camionisti, consumate. Lo sai che per buttarle via ci vuole che paghino, allora per non pagare le nasconde in dei luoghi abbandonati, in delle case abbandonate allo sfascio. È andato giù tutto, chi? Porca miseria, è andato giù tutto. Oh, qui c'è scritto lì, oh. Le cazzate. E libertà
sa occupata, sempre tutte le solite cazzate scritte che non servono a niente. Lì è andato giù un madonno lì a pendolò. Cos'è? Guarda un po' qua. Guarda un po' qua, cos'è? Che antichità che io! Che antichità! Cos'è su madonno che io? Cos'è? Cos'è? Una scatoletta! Una scatoletta, cosa fa una scatoletta di alluminio? Oh, sentito qualche presenza? Se sente una presenza chi non è indifferente? Chi c'è? Chi c'è con la porta anni 800? Una porta di uno zombo questa chi è? Oh porca miseria, un mobile a muro. Pensavo che c'era un'altra stanza, invece la delusione è che mi accorgo che non c'è più un'altra stanza lì. Volevo sperimentare chissà quanto. Forse la cantina c'è una grotta sotto, c'è una grotta, ma sicuramente in questa villa c'avevano il frigorifero naturale, come tutte le ville antiche, c'era il frigorifero naturale, cioè uno scantinato che andava tutto sottoterra che per far rimanere al fresco la roba. Capito? I salami, i salumi, i presciutti, l'onze contro l'onze e salcicce. Guarda un po', un pallò anni 80 questo che io. Questo è anni 80, vedi che c'è il coso. No, anni 90, c'è i campionati anni 90, va, mi sono sbagliato, vedi? Ogni tanto mi confondo degli anni, perché qui non ci si capisce più niente. Guarda un po' cos'è? Cos'è quella roba lì, oh? Cos'è sta roba qui, oh? Si può sapere? Che madonna è sta roba qui? Ah, è la plastica per mettere il triangolo oppure gli attrezzi del camion. Ha abbandonato tutto su camionista, ingrato, vedi? Porca miseria, che schifo. Guarda qua, guarda qua. Chi c'è? Guarda un po' il quadrifoglio qui. Un adesivo quadrifoglio, la porta del 20. La porta del 20, non è che mi casca qualche scorpione dalla testa. Te sei contenta e contenta, vero? Guarda un po' i sedili di una macchina antica. Questa dei sedili di una macchina anni 50. Guarda lì che antichità. Un materazzo anni 30. Tutta la rubaccia qui che è stata buttata dal 2000 in poi. Guarda che schifo, un demone, oh. Ciao Matteo, sono un demone. Non me ne frega se sei un demone. Pari un mezzo pesce, un mezzo triangolo. Cosa sei, oh? Uno schifo. No, demoni, siamo tutti uno schifo. Lo so, mi accorgio. Allora, è stati gli angeli i cosili, oh. E chi è stato a disegnarti, oh? È stato un adepto della setta satanica che c'è qui. Ah, ho capito. Non mi sei, se sette sataniche fanno proprio schifo, fanno. Hanno rotto i coglioni queste sette sataniche. Guarda un po' un altro demone lì. Ciao Matteo, ciao. E te che demone sei, oh? Sono il demone della pazzia. E nammi, sai quanto sei schifoso? Quanto sei schifoso? Grazie del complimento. Vabbè, grazie a te. Oh, lì c'era l'ascensore che portava su da Magnà, ai lor signori. Però quella volta mi sa che c'era gli alzacarichi meccanici, Sì, sì. Oh, chi me regge il pavimento? Cudite, me regge se scale? Chi mi pare che me regge? Adè, voglio vedere lì. Se me regge lì, se non me regge, massimo che fo, casco giù, però chiude per terra, non vuoi, Solo che se me casca si mattone la testa, so finito. Oppure la testa mia è più dura di mattò. Guarda un po' l'intonaco qui, va giù tutto l'intonaco. Oh, guarda un po', è andato giù. Adesso non so se me regge, fa un po' da una botta chi voglio vedere se va giù. Regge poco, rimbomba. Come sono messo? Me va giù, io chi devo fare un volo? Se casco giù, faccio un volo da qui alla giù di 7-8 metri e in più non basta. Una volta che si sfonda sul pavimento qui, cosa li collega lassù e va giù tutto su te, sul soffitto e me vante la testa, capito? Porca miseria, sa quanto ridi dopo se crepo? Sa quanto ridi dopo? Dopo vai a festeggiare. Con la setta satanica, dopo l'inter la setta festeggiate, fate un rinfresco, un buffet, perché è decesso Montesi, vero? Vabbè, fa un po' vedere un attimo. Guarda un po' che finestra anni 10, il coso lì, oh, il cesso, e il cesso per cagà, se pugiava nelle chiappe in te col buco e dal bucio del culo andava giù la merda. E na miseria le fino chi? I mattò? Guarda che finestra, oh, non vedo l'ora di andare a sperimentare la grotta lì sotto. Porca miseria, che soddisfazione. Però se mi casco giù col pavimento e tutto, mi viene giù il soffitto, i mattò tutti in la testa, mi sa che non riesco ad andare giù a finire l'opera. Però se te stai a guardare, deve essere che l'ho portato a compimento. Adesso vado su, piano piano mi poggio qui, avendo speranza che se va giù il pavimento mi poggio qui, mi tiene. Però cosa mi tiene? Faccio piano piano,
faccio piano piano, ecco qua che rimbomba il pavimento qui, va giù, porca miseria, va giù, cos'è sta roba, oh? Cos'è sta roba qui, oh? Cos'è? Cos'è? Un tappo? Ah, era un tappo dei cosoli, modulo numero 2, Fide Empoli, Empoli. Era un affare dei termosifoni, non so, della livella lì che girai. Niente, non si regge, sul soffitto ancora regge, però per miracolo. C'era pure, mi sa, il controsoffitto calpestabile. Guarda, un altro cuscinino, c'è un lavandino anni 50 o anni 40. È antichissimo, è quel lavandino, di granito, vedi? I classici piani di lavoro del cuscinì che c'era una volta. E qui il pavimento rimbomba un bel po', Va giù, va giù. Ma c'è chi? Una tarantola, fa un po', vedi? C'è una tarantola lì in mezzo, non si vede niente. Porca miseria, che roba chi? Un mucchio di roba, perché è andato ciò tutto. È andato ciò l'intonaco, i mattò. C'è sta mucchia, chissà se mi regge il pavimento qui. Oh, c'è un'altra stanza che va di sopra. È andato ciò tutto lì, completamente. Guarda un po', ci hanno fatto una faccia di un altro demone. Guarda un po', un altro... Oh, te chi sei? Sono un altro demone. Ho capito, tutto un demone, perché tanto tu è che c'è lo sfascio, c'è sempre loro, capito? Lo sfascio, la distruzione, l'abbandono, l'ingratitudine e tutto. Guarda un po', chi collega a due che sono passato là, però chi non mi conviene andare oltre lì? Non mi conviene, oppure mi conviene? Chi bisogna che mi conviene? Aspetta, fammi un po' un attimo, butta giù se finestra, e qui ci stanno a fare chi? Qui ci stanno a fare. Oh, adesso sì, questo è cosa ci stanno a fare, chi pesa questo qui? A posto. E quella roba lì cos'è? Oh, un cariolo è stato fatto con un demone sopra un cariolo che va giù e spruzza il carburante, la carburazione. E una miseria, chissà chi? Con me tutto... Tutto questo abbandono in Italia, nel mondo. E, guarda, tu pensa, io me lo domando ancora, no? Perplesso, ancora ho la perplessità. Ma può sta che non lo do per scontato. Eppure non dare niente per scontato bisogna. Bisogna non dare niente per scontato. Però sappiamo bene che la distruzione, l'abbandono, l'usura, le discariche e tutto sto schifo che c'è grava perché? Perché? Perché le persone. Le creature, non è che voglio mettere una colpa a nessuno, però le creature purtroppo hanno allontanato dalla propria vita la prima cosa più importante e assoluta e la salvezza unica in assoluto. E che cosa è la salvezza? Chi è la salvezza nostra? Gesù. Hanno allontanato Gesù dal cuore e quindi i cuori imbastarditi senza affidarsi a Gesù. E alla fine hanno creato il caos più totale al pianeta. Guarda quell'albero lì in mezzo. Guarda quell'albero, non è uno solo. Pare uno solo, invece in effetto ottico. In realtà è più di uno. Forse un ceppo solo che è scappato a tre. Oppure tre alberi. Cosa sai sotto le radici che c'è? Guarda che bella pianta, insomma, Guarda lì c'era la villa principale che è andato giù tutto. E io sto a riprendere da questa casa del custode della villa, di quelli della servitù, e quell'albero là sta tutto su casì della civilizzazione bastarda, ingrata contro il sistema, contro il sistema, cosa dirò, contro il pianeta. Adesso mi metto qui un attimo che te devo dire una faccenda e mentre sto dentro sta casa, prima di andare a sperimentare e esplorare la grotta, che sarebbe il frigorifero naturale. Non c'era bisogno del frigorifero elettrodomestico, capito? C'era bisogno della grotta, perché così la muffa mantiene, la muffa, il fresco mantiene gli alimenti, capito? Con te credi? Adesso io te volevo far vedere sta faccenda qui. Aspetta, fammi un po' bere un attimo una goccia d'acqua, così dopo mi fa una pisciata da qua su. Ah, a posto, aspetta, prima che fa una pisciata e tutto, te dico, l'unico sistema che permetterebbe al pianeta a riprendersi, capito?
E se continuiamo così, che non ci fosse una purificazione, però il pianeta ormai inevitabilmente si purificherà, si deve lavare dallo schifo che sta creando l'uomo contro Dio e contro il pianeta stesso. La natura si ribella, quindi presto si ribellerà, non sappiamo quando di preciso, però si ribellerà molto presto. Prima della ribellione del pianeta Terra, noi possiamo fare la differenza, tutti coloro che hanno un'attività, ma anche quelli che non ce l'hanno, perché conosceranno degli imprenditori. Anche se te, se non c'hai un'azienda, se non c'hai un ristorante, se non c'hai un pub, se non c'hai una locanda, se non c'hai un albergo, se non c'hai un'azienda, tu puoi contattare chi è che conosci, che è un imprenditore, un'imprenditrice, che può te gli puoi dare beneficio facendogli contattare Risparmio Virtuoso. Capito? Te facendo contattare l'azienda Risparmio Virtuoso, che fai? Risparmiare dei soldi, soldi! E in più ne risparmio, vedi, tante briciole e un solo pane, vedi, qui raffigura le briciole di un pa. Uno dice, com'è se briciole? Com'è? Allora vatti a informare, guarda il depliante, no, se lo vuoi. Se lo vuoi, telefona direttamente a Risparmio Virtuoso. Guarda, tante briciole formano un pane. Vedi, più giri, più sfogli, io l'ho sfogliato da quasi il mezzo. All'inizio è un inizio forma un pezzo di pa. Dopo, girando il foglio, forma un pa quasi per metà. Poi girando un'altra volta, forma quasi un pa quasi unico, quasi intero. E poi il pane intero, vedi? Tante briciole significa tanti imprenditori, tante persone unite formano un'unica forza, una forza unica che ci permette di risolvere la situazione di questi problemi gravissimi che gravano sul pianeta Terra, che è stato sconvolto, è stato inquinato, è stato contaminato, e tutto un continuo si contamina sempre di più se non ci si allaccia a Risparmio Virtuoso. E non solo, allacciandosi a Risparmio Virtuoso uno c'ha tutti i benefici possibili, perché c'ha più soldi, c'ha nel risparmio la tutela del pianeta, in meno CO2 nell'ambiente, e più c'è la cooperativa che va a rimuovere tutte le discariche d'Italia nel mondo se le aziende si allacciano in continuazione a Risparmio Virtuoso. Più si allacciano, più c'è il bene e il benessere reciproco, in comunione con tutto l'ambiente, con chi è che è solidarietà, chi è che sta in difficoltà. Capito? Quindi il Risparmio Virtuoso è l'unico sistema in assoluto all'avanguardia per ripristinare e tutelare il pianeta Terra. E non solo, questo è Risparmio Virtuoso, è l'unico sistema materialistico per ripristinare e purificare il pianeta. Nello stesso tempo però c'è anche il lato spirituale non religioso. Le religioni, lo sappiamo che è contro Dio e contro la natura, le religioni ha rovinato tutto, le religioni l'ha create l'uomo contro Dio, e l'inganno dell'uomo che ha creato le religioni, perché Dio non è religione, Dio è amore, lo sappiamo. La Madonnina e Gesù che appare, ne è sempre apparsi in tanti luoghi del mondo per dare messaggi ai figli, ai propri figli, che siamo suoi loro figli, e è apparsi, ma mica apparsi sotto forma di religione o religiosa. No, non è religione, Gesù non è religione, è amore, è la sorgente dell'amore, è il nostro Dio, è colui che ci ha creato, è colui che in lui troviamo salvezza, l'unica salvezza è lui. Allora non è religione, no? La religione ha creato all'uomo ingrato contro Dio, contro l'ambiente, contro il pianeta. Allora però noi dobbiamo tutelare l'anima, la nostra anima, tutelarla significa affidarci a Gesù, l'unica nostra soluzione di salvezza, l'unica nostra gioia, l'unica nostra protezione, forza, pace e verità. Perché se no beviamo una fogna con Satana, andiamo a bere una fogna, moriamo subito. Invece con Gesù beviamo nella sorgente dell'amore. Allora mi auguro che l'emo capita una volta per tutte. Quindi la purificazione del pianeta si può fare in due modi. Una, con Risparmio Virtuoso, tutte le aziende che si allacciano, e te se non c'hai un'azienda non c'hai niente, puoi contattare le aziende che conosci, perché tanto le conosci sicuro. Se sei un operaio, una cavia del laboratorio, un pollo d'allevamento, se sei un ruffiano, l'iccaculo, una ruffiana, poi collega al padrone e dici, padrone, te vuoi risparmiare 35.000 euro su 100.000 euro l'anno che spendi?
Oppure dipende quant'è la spesa. Se spende 1 milione di euro, ne risparmia 350.000 euro all'anno, ne risparmia. Mica gli puzza al padrò tua, eh? Allora fai risparmiare al padrò, cucite ruffiani sempre di più, e in più tuteli l'ambiente. Quello è un sistema che permette di risolvere tanti problemi in Italia e nel mondo, contro le discariche, contro l'inquinamento e per anche la solidarietà, per aiutare con i soldi la gente che c'ha bisogno, il benessere collettivo, eh? Bisogna farlo il benessere collettivo, sennò chi ci stiamo a ridurre tutti i demoni e incarnati che fanno tutto caos, scompio e implode. Dopo il pianeta si collassa, collassa il pianeta, come ha fatto il pianeta Mallona, il pianeta originario di Lucifero. Dio gli ha posto il pianeta, l'ha messo come re a regnare e a imperare nel pianeta Mallona. E Satana, quando ha scoperto e ha saputo da Dio che Dio avrebbe creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, cosa ha fatto? Si è incazzato contro Dio, è diventato il contrario dell'amore. Invece da liberare, sprigionare e emanare luce, ha emanato il buio, la totale tenebra, l'antitesi dell'amore. Dopo ha annientato il proprio pianeta d'origine, il pianeta ha collassato su se stesso, è imploso e ha formato la Terra e la Luna. E col tempo, nel frattempo, loro sono trasferiti, Satana, con tutti i demoni che hanno scelto la via buia, la via della perdizione, del disastro, della perdizione eterna, della tribolazione per sempre, hanno scelto l'odio e si è trasferiti su Marte. Capito? Si è trasferiti su Marte nel frattempo che la Terra e la Luna e le croste terrestri dalla Terra alla Luna si solidificassero. Dopodiché si sono trasferiti sulla Terra perché il Marte è stato bombardato dalle comete, che erano diventati tanto e talmente ingrati i demoni che hanno anche distrutto la superficie di Marte. Dopo però ci ha pensato il pianeta stesso a purificarsi e la natura stessa, la creazione stessa ha purificato Marte dallo schifo che ha creato gli angeli caduti. Però gli angeli caduti, prima che impattassero queste comete che ha purificato la crosta terrestre di Marte, si è trasferiti sulla Terra e hanno creato un regno sotterraneo, l'inferno, dove c'è pianto e stridore di denti. E questi demoni scappano fuori da s'inferno nel lato invisibile, noi non li vediamo, però è pieno i cieli questi demoni e stanno a lavorare contro l'uomo, e l'uomo è diventato mentegatto, è una cavia del laboratorio di Satana, che stiamo sempre a produrre male contro male, caos, e ci famo a bindulare il cervello tutto un continuo e a bindulare pure il cuore. È ora che ce la finimo, è ora che ce proteggiamo, ce liberiamo da su schifo di inganno che ci dona Satana, che causa origine di ogni male, di ogni inganno, di ogni ingratitudine contro l'ambiente, contro il pianeta, contro Dio, contro noi stessi, contro tutto, tutto e tutti. Ci famo guerra gli uni agli altri, quanto siamo imbecilli, eh? E ora la faccia la finita, eh? E qui, quindi, materialmente parlando, l'unico sistema in assoluto, non ce n'è altro per tutelare il pianeta, è il risparmio virtuoso. Te conosci qualche do? Prendi un appuntamento, contatti a Risparmio Virtuoso e cucisce, parla a Risparmio Virtuoso, va lì, manda un consulente, un delegato, oppure ci va direttamente il fondatore, l'amministratore, che saluto, Andrea Garbini, che saluto, e ci va direttamente lui. Se tante volte un delegato non è disponibile, oppure se non è disponibile lui ci va un delegato, ma comunque vada, ci va una rappresentante o lui direttamente, che gli presenta questa soluzione di risparmio e l'unica soluzione definitiva per risolvere i problemi che c'emo in Italia e nel mondo. L'unico sistema. Invece, spiritualmente parlando, ci dobbiamo iniziare a affidare e confidare in Gesù, l'unica nostra salvezza. Non ci possiamo più affidare, permetterci più di affidarci a Satana. Satana ci porta alla disperazione, al suicidio, all'omicidio, alle pazzie, al degrado, all'ingratitudine, alla nullità della persona. Ci si annulla, porta alla morte eterna. Basta, anda dietro al demonio, eh? Basta, propagamo l'amore, perché abbiamo tutti bisogno, è una necessità
e che non possiamo fare a meno dell'amore. Siamo tutti assetati d'amore. Io sono assetato d'amore, te pure sei assetata d'amore, ossetato d'amore. Tutti abbiamo bisogno della protezione di Gesù e il suo amore. Perché lui è la sorgente, l'unica sorgente dell'amore, l'unica acqua di sorgente pura. Le altre acque è inquinate. L'acqua dell'anima, l'acqua della vita eterna, Gesù, morto e risorto per noi, sacrificato per noi. Oh, sveglia, oh! È ora, scossa che ci svegliamo. Cos'è, casca giù qualcosa? Più peso, più ground il pavimento, più mi casca giù l'intonaco della sua, è segno brutto, è segno brutto. Allora, confidiamo e affidiamoci a Gesù. E adesso io mi traio l'inferno con il rosario. Anche se te metti avanti, a me non mi può fregare meno. Io cerco in ogni modo possibile di creare una protezione e una liberazione dai spiriti maligni e una energia vitale di vibrazioni alte, frequenze alte, che ci fanno sta bene e ci donano la gioia, la pace, la salute dell'anima e a volte anche del corpo, se lo chiediamo frequentemente, incessantemente a Gesù, a volte ci provoca pure salute del corpo. Gesù, unica nostra salvezza, lo volemo capire una volta per tutte e per l'intercessione di Mamma Maria. Possiamo ottenere tutto col rosario, coi sacramenti, affidandoci a Gesù. Possiamo ottenere tutto, tutto, una volta per tutte. Lo capimo o no? Non c'è nessun riscontro quando dico queste cose. Tu ti metti in avanti perché stufi del rosario, tanto siamo tutti indiavolati, vero? I demoni non fanno vedere il rosario, perché il demonio a Satana gli dà fastidio il rosario. Fugge via dalla paura, apposta metti avanti. Indemoniato, indemoniata. E non sto a giudicare. Il rosario è una ripetizione di Ave Maria, ma ogni Ave Maria è un proiettile contro il demonio, contro le frequenze negative, contro le vibrazioni basse che ci fa sta molto male. Non ci permette da stare in pace, in salute, bene, in armonia, in gioia. No, no. Invece il rosario ci protegge e ci libera. Allora liberiamoci da questi spiriti maligni che ci fanno sta tribula tutto un continuo, sempre peggio, nella disperazione, nella delusione, nello sfascio, nella ingratitudine, indifferenza, lo schifo, l'assenza dell'amore, di tutti i sentimenti. Tutti ci annulliamo senza Gesù, ci uccidiamo con le nostre stesse abitudini o comportamenti. Questi comportamenti senza Gesù ci porta alla morte eterna. Gesù ci porta alla vita e alla gioia eterna. Adesso io volevo andare giù alla grotta a recitare rosario, che così sto più in pace. Fammi lasciare su coso, questa cintura, mettilo sull'albero della vita. Aspetta, l'albero della vita, il letargo. Aspetta, fammi vedere, vedi? È il letargo, A posto. Adè, fammi un po' andare giù, sa sporta chi? Adè andiamo giù in la grotta a usare quest'arma contro il demonio. Hanno stufato si angeli caduti che tramano sempre insidie e cattiverie, sempre le solite cose schifose che non se ne pole più, non se ne... adesso la torcia devo pià, va, devo pià la torcia, devo pià, altro che le stronzate, i cazzeggiamenti. Bisogna assolutamente a tutelare noi stessi, le nostre anime, perché l'anima se si perde, l'inferno è peggio di questa casa abbandonata, su schifo chi che è diventata, guarda che schifo, ci abiteresti mai in te su schifo chi, te su sfascio, cosa fai senza acqua, senza da mangiare,
tutta polvere, tutta grascia, tutto uno schifo, tutti i calcinacci, ti casca un sasso, quando meno te l'aspetti ti casca tutto il soffitto unta la testa, eh? È uno schifo, è uno schifo, guarda, guarda con la porta pare una cassa da morto, guarda. Guarda che schifo con la porta lì, cosa è diventata. Pensa che sta villa chissà quanto era bella. Chissà quanto era bella, eh? Due è la torcia, oh! Due è la torcia, oh! Eh? È ora da svegliarci! È ora da darsi una mossa! A levarci dai coglioni delle sette sataniche! E dal demonio! Basta! Basta affidarci al maligno! Che ci provoca disperazione! E morte, eh? Ma pustà, c'emo tutti bisogno d'amare, d'essere amati, e ancora la mudia tra Satana. E quanto saremo imbecilli, eh? Proprio niente, niente, apostatati totalmente, guarda che demoni. Matteo, non le di ste cose, non le di che noi non siamo contenti. Lo so, lo dico apposta, perché non siete contenti. Bastardi! Ah! Oh, non si spacca sul legno dessa finestra anni 10. Fammi un po' da giù qui, che la va la torcia, guarda. Sa questa mi fa una pipa, sta torcia qui, però qualcosa farà. Fammi un po', oh, non fa luce più. No, non mi dico così, oh. Non fa luce, che la va. Una luce abbastanza bassa. Fammi un po' alzarsi gli occhiali, che sennò roba che va molto giù, sa grotta. Chissà quanti scorpioni c'è qui sotto, oh. Guarda che roba, cosa troverò qua sotto? Oh? Cosa troverò sotto su cornicchio? E non mi sa che puzza, guarda che io l'intonaco si sbriciola tutto. Arribuci, scappa fuori di tutto e di più. Che cos'è? Un straccio di nonno Pincino. E guarda che schifo, porca miseria, guarda che macello di... E le ragnatele che c'è qui sotto. Porca miseria, le ragnatele che... Guarda che macello, un materazzo. Un materazzo, le ragnatele, guarda quante ce n'è che io, le devo tagliare tutte. Io le devo portare via tutte, sa la testa. Guarda che malloppo, cosa ha preso la tarantola, vedi? Vedi, famo dopo, se ci famo un guaiata agli angeli caduti che lavorano per la nostra distruzione, la nostra morte, in la setta satanica, famo la fine di quell'insetto che è stato preso da quella ragnatela, vedi? Famo la fine di quell'insetto, dopo non scappiamo fuori più. Dopo non scappiamo fuori più da se cazzo de sette. Guarda un po', guarda che macello, oh. Tutte ragnatele, de quant'è che non ce vanno più nessuno qui sotto, oh. Cioè, ci vado io a buccare, guarda le ragnatele, i malloppi di ragnatela asculò per terra, arandurria per terra, guarda che schifo, porca miseria, i muccicotti su materazzo de pantegane, quanto saranno grosse se pantegane ente su materazzo a molle anni 40. Che macello, guarda chi! Questi i feri, che questo è un frigorifero naturale, no? Dei feri ci mettevano la selvaggina, ci mettevano i salumi, ci mettevano un po' di tutto. Ecco qua, adesso metto la videocamera qui, mi illumino e inizio a recitare l'arma contro il demonio, mezza su schifo, sa grascia, eh? In mezzo a un inferno ci liberiamo dall'inferno stesso, affidandoci a Gesù che è vita, salvezza, gioia, pace e liberazione dai spiriti maligni. E ecco, adesso io tiro fuori il libricino del rosario, eh? E mi raccomando, se tu ti decidi adesso, in questo momento, a iniziare a recitare anche tu, a usare questa arma, che non è religione, è un'arma rosario, capito? Non è religioso. È un'arma potente contro il demonio, una volta per tutte. Se te decidi a recitare il rosario tutti i giorni, oltre che sei protetta, protetto o liberata, sei liberato o liberata, sei piano piano acquisti sempre più forza, più protezione contro i demoni, che ci costringono a prendere sempre le vie brutte, e noi invece dobbiamo prendere le vie belle, la via della salvezza, la salvezza eterna, quella che c'emo tutti bisogno, d'amare ed essere amati. L'emo capita una volta per tutte? Oh! Oh! Cos'è? C'è una presenza qui dentro. C'è l'ombra mia, va? C'è l'ombra mia, tutte queste ragnatele attaccate su. Mi fai chiudere il giacchetti? Perché se io volevo far vedere il logo mio, anche se non te può fregare meno, vedi che è bello, fosforescente, anni 90, però dopo mi impolvero tutto, mi chiudo il giacchettino, no?
A posto. E il credo apostolico, che è importantissimo contro il demonio, gli dà tanto fastidio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen. E esaminiamo con concentrazione il credo apostolico. L'ho ripetuto adesso, l'ho detto adesso, però non ero concentrato. Concentriamoci con questa arma potente, così allontaniamo i demoni che ci hanno mandato, oppure ce l'abbiamo cercati. Eliminiamo il battesimo di Satana, ma battezziamoci con Gesù, l'unica e sola nostra salvezza. Gesù, battezzaci, proteggici, liberaci, salvaci. Allontana da noi ogni demonio, ogni laccio satanico, ogni magia nera che c'è stata fatta, e ogni prigionia occulta che c'è stata mandata, e ogni stregoneria, ogni plagio. Grazie Gesù, allontana tutto questo schifo di robe che ci fa sta solo male, ci porta alla disperazione e alla morte certa. E apri queste prigioni che ci siamo creati qui sulla terra, nel caos più totale. Apri, sprigionaci Gesù, sprigionaci, liberaci, guariscici, proteggici. Io credo in Dio, sente bene le parole, se metti avanti non mi può fregare di meno, però per il bene tuo non metta avanti. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Meditiamo i misteri del dolore in questo venerdì. L'agonia nell'orto degli ulivi. Giunsero intanto ad un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Tratto dal Vangelo di Marco 14:32. Padre nostro che sei nei cieli, mettiamo qualsiasi nostra intenzione nelle mani di Gesù, che lui lavora l'intenzione e la salva. E la salva, quell'intenzione che noi mettiamo nelle mani di Gesù. Perché Gesù è il lievito che trasforma e salva, libera, guarisce, ci ama di un amore vero, non un amore traditore, non un amore falso che cambia come una bandiera al vento. Grazie Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco qua, una volta che noi ripetiamo 10 Ave Maria, che ogni Ave Maria è un proiettile contro il demonio, contro le energie e le frequenze basse che ci fa sta male, e noi ripetendo Ave Maria, un Ave Maria è un proiettile, ci fa sta bene. Noi tutti siamo sottoposti a un plagio totale da Satana e ci dobbiamo liberare da questo cazzo di plagio, capito? Io le parole dopo mi viene del mondo, capito? Vedi, sono condizionato e inquinato e contaminato dal mondo. Piano piano, nella protezione, mi libero anche da queste parole brutte. Quindi vi chiedo scusa se dico qualche parola di troppo del mondo, le solite parole che ci abbindola il demonio e anche i cervelli nostri abbindolati da lui stesso. Quindi ognuno di noi ha le proprie colpe e piano piano liberiamoci da questi queste contaminazioni, questi inquinamenti cerebrali e anche della parola. Usiamo parole buone e giuste e decenti e dolci. Anche nelle parole dobbiamo stare attenti e in guardia, perché qui ormai non ci capiamo più niente in questo sistema, tutti lo stesso stampo, e bisogna che ci difendiamo da questo crimine contro l'amore. È un crimine contro l'amore, contro la comunione, contro la tutela, tutto. Bisogna assolutamente e iniziare a tutelarci. Tutelarci significa usare parole dolci, buone, no da essere fessi, fantozzi, no, perché Gesù mica ci dice da essere fessi, mica ci dice state in guardia, siate astuti come i serpenti, e quindi siate astuti, attenti, e dirigete la vostra vita verso la luce, no verso la tenebra, da sta vigili nell'amore, non nell'odio, nell'indifferenza, nelle solite schifoserie e assenti dell'amore. Quello che importa è a rimanere nell'amore, nella comunione fraterna, a darci una mano reciproca. Per questo io creo produzioni di consapevolezza, no di religione, perché le religioni le ha create l'uomo contro Dio, contro il pianeta. Perché la Chiesa, la mamma Chiesa, è un insieme di individui uniti nell'amore di Gesù, non è una religione. L'uomo ha creato la parola religione, ha creato le religioni per i suoi porci interessi satanici. Ecco, nel secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione. Allora Pilato rilasciò loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso, dal Vangelo di Matteo 27:26. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Adesso c'è, dopo 10 Ave Maria, il Gloria al Padre. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. E nel terzo mistero del dolore si contempla l'incoronazione di spine. Allora i soldati, spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto ed intrecciata una corona di spine gliela posero sul capo. Dal Vangelo di Matteo 27-29. Quindi dopo che Gesù l'hanno flagellato, come se non bastasse, gli hanno messo la corona nella testa, la corona di spi, i spi lunghi così, tutti dentro la testa, dentro il cranio. Dopo della flagellazione di 5.800 colpi, di flagelli di piombo, così i cuspiti, la pelle tutta a brandelli, gli sculava addosso, il polmone scappava fuori, e la spalla sinistra tutta scoperchiata, e tutte le fratture scomposte in tutto il corpo. Ma ti rendi, ma non ci rendiamo proprio conto quanto cavolo ha sofferto Gesù nel sacrificio che ha fatto per ognuno di noi. E questa è la gratitudine che ci avevamo verso il nostro Dio, che ci ama follemente. Ci è venuto qui sulla terra per servirci, non per essere servito, ma per servirci. Il re dei re è venuto per servire noi ingrati che l'abbiamo ucciso, l'abbiamo messo in croce. Perché tanto mica li messo in croce te, mica l'ho messo in croce io, però i nostri peccati che ancora gravano, che ancora scegliamo Satana piuttosto che l'amore, lo mettiamo sempre in croce. Scegliamo lui, così non lo mettiamo più in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero del dolore si contempla la salita al Calvario. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. Dal Vangelo di Matteo 27:31. Quindi Gesù, oltre la beffa, pure il danno. Capito? E l'hanno tradito tutti, l'hanno abbandonato tutti, tranne che la mamma e Giovanni. Poi è stato schernito, preso in giro, e flagellato, sbudellato, gli hanno sputato tutta la faccia, gli hanno strappato la barba, gli hanno scoperchiato il polmone, gli hanno sbrigato la spalla, tutti gli ossi, le fratture scomposte in tutto il corpo, C'aveva la testa bucata dalle spine, la carne a brandelli, l'hanno messo pure in croce, i chiodi, gli hanno conficcato un telemante, i piedi, e dopo una lancia ante il costato. Pensa tu che roba. Non c'è un uomo che ha sofferto più di Gesù. Anche i martiri hanno sofferto le piaghe di Gesù per espiazione dei peccati dell'umanità, per salvare tante anime, ma non mai quanto Gesù. Ringraziamo Gesù, siamogli grati per il dono della salvezza nostra. Se noi ci affidiamo a Lui, però, siamo salvi. Se ci affidiamo a Satana, non siamo salvi. Morimo per sempre in eterno, senza fine. E non c'è più speranza, da essere amati, da amare. Pensa che roba. Che schifo. Affidiamoci a Gesù, invece, che abbiamo tutti bisogno d'amore, d'amare e d'essere amati. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Nel quinto ed ultimo mistero del dolore si contempla la crocifissione e morte. Verso le tre Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E emesso un grido, un alto grido, spirò. Dal Vangelo di Matteo 27, 46, 50. Quindi Dio si è fatto uomo, è venuto per servire, per servirci e in più per salvarci. Non c'è amore più grande di quello da dare la vita per l'altra persona. E Lui l'ha data per tutte le generazioni, passate, presenti e future. Pensa che roba. Che grande Gesù. Che grande. Si dice sempre che grande agli esseri umani, dalle creature. Invece dobbiamo iniziare a dire che grande Gesù, nostro Dio. Adesso mi sta chiamando. Mi sta chiamando Andrea? No, no, no. Un numero strano, non so chi è. Non rispondo, Aniciu. Quindi ringraziamo a Dio, fatto uomo in Gesù, e chiediamo la grazia a Gesù per intercessione di Mamma Maria, di San Michele Arcangelo, di liberare ogni anima dal laccio demoniaco infernale che è stato o è stata imprigionato o imprigionata. Libera Gesù queste anime perse nell'oblio di Satana e nelle sette sataniche. Libera queste anime, sprigionale per ottenere la tua salvezza, la gioia, la pace. Grazie Gesù. Per intercessione dell'Immacolato Cuore di Maria, l'intercessione di San Michele Arcangelo e l'intercessione di San Francesco Fasani e San Francesco. E Santa Rita da Cascia. Possiamo citare qualsiasi santo che vogliamo, per esempio Giovanni Paolo II, Padre Pio. Qualsiasi, perché i santi sono lumi verso il paradiso, verso la vita eterna, la gioia eterna, la pace eterna, la vita che non passa mai, nell'amore più totale. Pensa che bello. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, gli esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, Pio, Dolce Vergine Maria. Adesso si concretizzerà tutte le nostre intenzioni che abbiamo messo nelle mani di Gesù. E Lui è il lievito che libera, guarisce e risana. Grazie Gesù, grazie per intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima, per intercessione di San Michele Arcangelo, per intercessione di Padre Pio da Pietralcina, per intercessione di Sant'Ignazio di Loyola, e per intercessione di Santa Rita da Cascia, per intercessione di Santa Gemma Galgani, per intercessione di Santa Veronica Giuliani, Gesù, libera queste anime cadute all'oblio, nell'oblio del demonio. Liberale, ora le liberi. Grazie Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Sangue preziosissimo di Gesù, estingui le fiamme del purgatorio. Anime sante del purgatorio, pregate per noi. Grazie Gesù che mi hai salvato dall'inferis.